Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A70, la nuova linea di device di fascia media, medio bassa, medio alta. Samsung è andata a coprire veramente un sacco di tante fasce di prezzo, tante diverse esigenze. Abbiamo già visto anche l'A50, in realtà trovate già la recensione, che si va a mettere proprio a metà tra questi due, sia come specifiche e anche come dimensione. Adesso ve li faccio vedere un po' meglio. Partiamo dal piccolino, questo è l'A40, devo dire è molto molto bellino. Guardate qua le dimensioni, molto compatto, mi ricorda tanto il Galaxy S10e. Ovviamente la qualità dei materiali, la qualità percepita toccandolo è tutta un'altra cosa, però è un telefono interessante perché non costerà tantissimo e insomma in queste dimensioni non è facile trovarne. 3100 mAh di batteria, questo è il dato che secondo me era anche abbastanza curioso, non è male considerate veramente le dimensioni. Poi vediamolo un po' su tutti i lati, qua abbiamo il tasto di sistema accensione e spegnimento, il bilanciere del volume. Qua in basso invece abbiamo la griglia per l'altoparlante, la porta che è una Type-C, molto bene. Abbiamo anche la porta per le cuffie, la jack audio da 3,5 e sulla sinistra invece abbiamo lo slot per andare ad inserire le SIM e l'espansione della memoria. Sulla parte superiore abbiamo solamente un microfono, sulla parte inferiore, insomma, ve l'ho già detto. Allora, schermo, si tratta di un LCD, è un Super AMOLED, scusate che non vedo bene, sì, è un Super AMOLED Full HD Plus, 5,9 pollici, si chiama Infinity U perché vedete che qua c'è la fotocamerina frontale, c'è anche la capsula auricolare che è posizionata proprio qua, la differenza con la 80 proprio è questa, sostanzialmente c'è la fotocamera anteriore. Parliamo proprio della fotocamera, sono 25 megapixel a fuoco fisso da f2.0, spero sia la stessa della 50 perché fa dei selfie veramente molto molto belli. La parte posteriore invece vede 16 megapixel di principale più 5 megapixel che dovrebbe essere una grandangolare, ma andiamo a verificarlo immediatamente. E vedete che è proprio una fotocamera grandangolare. Per quanto riguarda le dimensioni, 144, 69,2, 7,9 mm di spessore, anche molto leggero, è plastica su tutti i lati, no? Quindi insomma sicuramente non materiale super premium, non è resistente all'acqua, però è anche un telefono che ci sta proprio anche esteticamente come qualità percepita. Decisamente più grande invece il Galaxy A70, qua lo schermo è da 6,7 pollici, sempre un Super AMOLED, Full HD Plus, 164 mm di altezza per 76 di larghezza e 7,9 mm di spessore. Tra questi due cambia, cosa molto importante, il processore. Infatti abbiamo uno Snapdragon 670 qua sull'A70, mentre da questa parte invece abbiamo un Exynos Octa-Core, non ho ben presente quale sia il modello, non è lo stesso dell'A50, quindi non sarà sicuramente il 9610 che abbiamo già provato, però non lo so, sarà qualcos'altro, ve lo scrivo in descrizione. 32 megapixel la fotocamera principale che abbiamo qua, posteriormente invece cambia tutto il comparto fotografico perché abbiamo tre fotocamere, una principale da 32 megapixel f1.7, una standard da 8 megapixel, anzi una grandangolare da 8 megapixel f2.2 e un sensore TOF per la profondità di campo che è quello posizionato qua in alto. Per quanto riguarda la dotazione di memoria, abbiamo 6 GB di RAM e 128 di memoria interna, quindi leggermente superiore alla 50 che è 4,128, e invece sul A40 abbiamo 4 GB di RAM e 64 di memoria interna, sempre espandibile. La batteria qua è da 4500 mAh, che è sicuramente il dato più interessante, no? Per questo smartphone che tutto sommato va a coprire bene, ecco, tutta la collocazione sulla fascia di prezzo e di dimensioni. Immaginatevi anche la 50 qua in mezzo e avete effettivamente tre buone scelte da Samsung su prezzi diversi. Una cosa che non vi ho ancora detto è che qua sull'A70 c'è il lettore di impronte digitali integrato sotto il display, si tratta di un sensore ottico. Adesso non posso farvelo vedere perché sono bloccati questi sample, giustamente non posso andare ad inserire l'impronta digitale.
A giudicarli così sono abbastanza veloci, prodotti che a livello hardware, come sempre, anche per la 50, come abbiamo detto, ci stanno benissimo. Bisognerà poi vedere effettivamente, una volta che sono riempiti di applicazioni eccetera, come risponderanno. Comunque in generale la gamma è molto interessante. Non vi ho detto i prezzi: 259 euro per la 40 e 419 per la 70. Vi ricordo che la 50, che abbiamo già recensito, si piazza a 359 euro. E con questo direi che vi ho dato tutte le informazioni. Comunque in descrizione trovate tutte altre info più tecniche con l'articolo di lancio e tutto quello che vi può sapere, comprese anche le disponibilità. Invece per il momento è tutto, un bel like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!